formula che invece era presente in quasi tutte le grandi capitali del mondo, di un locale, come lo chiamano gli americani, moderate upscale, cioè un locale che fosse di una cucina raffinata, ma senza per forza essere un locale stellato, un locale che avesse nello stile del cibo un elemento importante, ma anche nello stile dell'atmosfera. E quindi con un amico decidemmo di provare a portare un concetto come quello in Italia. E aprimo questo locale a Roma, che fu per la città di Roma il primo locale che investì pesantemente nell'architettura come un elemento dell'esperienza enogastronomica dei clienti. Aprimo il Dux, tra l'altro è stato per 5-6 anni tra i 100 locali considerati più belli dal punto di vista architettonico al mondo, quindi nel digest dei locali di design al mondo il Dux è stato in classifica per vari anni. Un locale molto particolare, ispirato a delle strutture fatte su palafitte in California, e quindi è una freestanding che si trova su Viale Parioli, quindi non c'è niente sopra e niente accanto, e all'interno è un locale dal punto di vista spaziale molto, molto aperto per facilitare e gestire la dimensione relazionale all'interno dei locali. Dimensione che non era mai stata toccata, credo, in Italia da nessun locale prima di noi. Fondamentalmente il ristorante era il posto dove ognuno prenotava con i propri amici, andava a cena e se ne andava. Invece quella voleva essere una formula dove, pur consentendo la possibilità di organizzarsi una cena con i propri amici, c'era una grandissima facilità di contatto con le persone, tant'è vero che l'ingresso del locale è dato da un grandissimo bancone, totalmente a vista, saranno più di 25 metri lineari di bancone, e si accede al ristorante tramite fondamentalmente questo bancone. Dopodiché anche noi ci siamo specializzati su all'inizio un concetto che era di fare una cucina etnica che fosse però di livello. Anche questa era una dimensione che a Roma non esisteva all'epoca, c'erano dei ristoranti messicani, c'erano dei ristoranti cinesi, ma il percepito di qualità della cucina etnica era molto molto basso. Abbiamo quindi deciso di fare una cucina etnica di alto livello, e il concetto dietro è stato quello di andare a prendere le ricette più salutistiche delle più grandi culture alimentari del mondo e prepararle in un menù che non possiamo definire fusion, perché non è un mix di ricette, ma sono ricette originali dei vari paesi con un elemento comune, che è il fatto di essere molto salutistiche. Quindi ovviamente siamo stati tra i primissimi a Roma a fare il sushi, a fare la bistecca di tonno, quella alta, che non faceva nessuno a Roma. All'inizio i clienti mangiare il pesce crudo, in particolare la bistecca di tonno rosata dentro, erano un attimino perplessi, e invece è diventato un fenomeno molto, molto importante. E questo concetto di piatti salutistici dal mondo lo abbiamo riportato anche al bar, dove quella era l'epoca, fine degli anni 80, inizio anni 90, dove andavano molto i cocktail con i premix, no? Le bustine di andare, dove abbiamo iniziato a fare preparazioni di cocktail esclusivamente fatti con prodotti freschi, così come la cucina. E effettivamente, diciamo, ancora oggi il bar del Lux rappresenta, forse ancora più del ristorante, un elemento di diversità nel panorama del bartending romano. Diciamo, questo dal punto di vista del food and beverage, per dire. Quello che abbiamo fatto è che abbiamo portato dietro, dalle nostre esperienze manageriali con il mio socio, anche tantissimi aspetti di innovazione per quanto riguarda la gestione del locale, diciamo la parte che è dietro le quinte. E quindi abbiamo inserito una serie di programmi di marketing abbastanza innovativi, abbiamo creato la prima newsletter che un ristorante che io sappia abbia fatto in Italia,
all'inizio era cartacea e quindi la lasciavamo alle persone quando venivano a cena. Quando è iniziato a crescere internet abbiamo iniziato chiaramente a mandare la newsletter agli indirizzi di posta dei nostri clienti. Considerate che oggi noi abbiamo nel database più di 25.000 clienti che ci conoscono e che ci seguono con la nostra attività e parlando ecco, di elementi, momenti di crisi e difficoltà, abbiamo molto fatto leva su questa raccolta di nominativi per gestire il nostro business in questi anni di recessione che comunque abbiamo vissuto anche noi, ma dal quale ne siamo venuti fuori con tantissime idee innovative. Ad esempio abbiamo osservato all'inizio della crisi che le vendite del ristorante cominciavano a crollare, a diminuire come un po' per tutti. Quindi a questo punto abbiamo mandato un piccolo questionario ai nostri clienti e gli abbiamo chiesto il perché uscivano meno, il perché di più, quanto su di giù. Alla fine abbiamo capito che la gente usciva meno perché c'era un clima un pochino più di paura, di aspettativa, insomma intanto non spendiamo troppi soldi, eccetera. Allora abbiamo proposto ai nostri clienti di fargli il takeaway e quindi che i nostri piatti, che sono piatti comunque abbastanza sofisticati, li potevano avere a casa dove glieli consegnavamo, freschi, fatti di giornata come quando vengono a cena al locale, ma chiaramente a un prezzo molto più interessante. Questa cosa immediatamente ha preso piede, nel senso che le vendite che magari si perdevano sul ristorante venivano più che compensate dalle vendite che facevamo su questo takeaway. Partendo da qui, a un certo punto la gente ha cominciato a piacergli l'idea e allora ci siamo detti, ma volete per caso che vediamo che vi cuciniamo a casa? E da lì è iniziata un'altra area di business dove noi mandiamo i nostri chef a casa dei clienti e cucinano. Tra l'altro adesso è diventato proprio un business a sé stante in tantissime realtà, di chef a casa, eccetera. E siccome non volevamo farci mancare niente, abbiamo preso un'idea un giorno, io avevo una bambina piccola di 5-6 anni, e adesso non so come funziona da queste parti, ma a Roma si usa molto le feste di compleanno, adesso che si invitano degli animatori che fanno la festa del compleanno e i genitori stanno lì e tutto è gestito, organizzato dagli animatori. E ci siamo detti, ma perché non facciamo la festa dei grandi? E quindi abbiamo iniziato a esportare anche a casa dei nostri clienti il bar, che è stata una formula molto innovativa. E quindi noi organizziamo feste a casa dei nostri clienti dove abbiamo creato una stazione mobile del Dux dove riproduciamo un Dux e offriamo e facciamo la festa con tutti i cocktail, animazioni, insomma la vita del bar un pochino trendy e contemporaneo. Insomma, da qui andare poi le iniziative, adesso non le posso elencare tutte che sono infinite, però avevamo un'altra particolarità, che avevamo questa cantina di vini molto particolare, di vini che venivano tutti da questi paesi di cui facevamo le ricette, e effettivamente ci siamo resi conto, un giorno ci chiama un nostro fornitore dal Sudafrica e ci dice, ma sapete che siete il nostro più grande cliente in Europa? E ho detto, oh, com'è questa cosa? E da lì abbiamo cominciato ad osservare che effettivamente, avendo dei vini che i nostri clienti trovavano solo da noi, dal momento che facevamo cultura su questi vini, facevamo tantissime attività di assaggi, eccetera, e ci sono vini veramente eccellenti che stanno emergendo da tantissimi paesi del mondo, e abbiamo iniziato a fidelizzare i clienti tramite il vino e abbiamo iniziato uno shop online del vino, in quanto solo da noi possono trovare questi vini. E da lì è partita un'altra area di business. Insomma, una cosa tira l'altra e alla fine adesso è un ristorante ed è un bar, diciamo, estremamente diversificato in tantissime attività. Abbiamo per esempio anche fatto un'attività di pasticceria che ha portato un suo business a lato, dove anche qui facciamo torte per i nostri clienti e oramai mandiamo torte un pochino ovunque. Insomma, la vera chiave di volta fondamentalmente di tutta questa attività
e aver azzeccato in partenza quanto era importante stabilire un contatto con la clientela in un modo molto specifico, che è quello di avere nome, cognome, telefono, email dei clienti. Noi ci troviamo nella situazione, il direttore del locale, quando si trova a, non so, a 20 del mese, che vede che magari sta un pochino sotto con gli obiettivi, parte con un'iniziativa. La settimana scorsa ha fatto partire un'iniziativa perché c'erano le partite della Roma, adesso non so bene che cosa, ha invitato 5.000 donne del database la sera della partita, e offrendo loro l'occasione per abbandonare i mariti a guardarsi la partita a casa e venire tutte amiche al Dukes. A me non è andato bene perché le donne tifano molto, sì, tifano molto, però c'è un vantaggio, è che abbiamo mandato contemporaneamente a 5.000 uomini un'altra mail dove dicevamo: abbiamo invitato 5.000 donne senza i mariti. Allora, abbiamo avuto una settimana di delirio nel locale. Ecco, e da lì tutta una serie di iniziative una dietro l'altra. Grazie Lorenzo, io vorrei fare a questo primo genitore un applauso, perché rispetto alle cose che ci siamo promessi di affrontare sono uscite fuori tutte: gli ambasciatori del territorio, le nuove formule, dei ricetti. In tre interventi abbiamo riassunto, si manderà anche all'infinito. Allora, intanto vi chiederei se tra di voi, dal pubblico, c'è qualcuno che vuole chiedere qualche cosa o agli ambasciatori del territorio con nuove formule o con il cosmopolita creativo che ha generato una nuova formula non solo di ristorazione ma anche di comunicazione. Qualsiasi domanda, non siate timidi, vedo che le prime posizioni si stanno riempiendo su adesso. Nulla da dire? Bene, allora io farei un rapidissimo giro di tavolo, però cominciando stavolta dal direttore generale della FIPE, e forse ci aspettiamo che faccia, come dire, che ti incoraggi i relatori ad andare avanti così, a fare anche sistema di pensiero con la FIPE per essere, come dire, riprendendo la raccomandazione dell'inizio, per essere anche da modello e da paradigma per nuovi ancora casi di successo. Direttore generale.